Napoli è una città che è maltrattata dall'Italia da 153 anni e non vediamo perché in certi momenti deve comportarsi come qualsiasi città italiana. Noi siamo considerati una colonia e dalle colonie non si prendono i beni allegramente e si portano altrove. Venissero i turisti qua, dove si troveranno nella più grande città artistica d'Europa. Crediamo che questo sia una cosa assolutamente insopportabile, improponibile, semplicemente perché le opere d'arte sono sinonimo di territorio e identità. Questo significa che praticamente laddove si trovano le opere d'arte vanno lasciate, di modo che chi viene in Italia per l'Expo e viene ad ammirare le opere d'arte possa venire a Napoli, che ospita non solo ovviamente le opere del Caravaggio, ma che ha tutto il diritto e la dignità di avere l'opportunità di essere città dell'arte e quindi avere l'opportunità di rientrare nel circuito del turismo culturale nazionale senza dover sopportare traslochi o cose del genere. Noi ancora una volta ci sentiamo estirpati da quello che dovrebbe essere un orgoglio del territorio, come una tela del Caravaggio dovrebbe essere là dove è stata dipinta. Loro cercano di prendersi tutte le cose giuste e buone del nostro territorio, anche se all'Expo di Milano hanno negato le imprese di partecipare sia agli stand che alle gare d'appalto. Italia unita c'è tolto la vita! Italia unita c'è tolto la vita! Italia unita c'è tolto la vita! Siamo qui oggi in questo presidio meridionalista per dire che non siamo disposti a dare l'opera di Caravaggio all'Expo per due ragioni. Una di carattere tecnico: l'Expo è inamovibile per una sentenza del Tribunale del 1613. Caravaggio ha realizzato quest'opera a Napoli e per Napoli e per motivi di salvaguardia dell'opera, oltre che per motivi artistico-culturali, non può essere spostata. L'altra ragione è di carattere politico: non siamo disposti ad essere considerati italiani solo ed esclusivamente quando questo dà un tornaconto al nord. L'Expo è la rappresentazione plastica della corruzione italiana. I nostri bronzi di Riace, i reperti archeologici di Pompei e le opere di Caravaggio devono rimanere qui. Se c'è una volontà reale di portare turismo in tutta Italia, allora si creino dei pacchetti low cost per i turisti che arriveranno all'esposizione internazionale e si portino qui i turisti per visitare le nostre bellezze e il nostro patrimonio artistico-culturale, che deve essere difeso e valorizzato nelle nostre terre. Unica soluzione, indipendenza! Unica soluzione, indipendenza! Abbiamo organizzato questo sit-in, questa manifestazione di protesta, perché crediamo che un quadro così importante proprio per l'economia generale di Napoli non debba spostarsi. L'Expo ovviamente è un'occasione per uno Stato, non so quale Stato, forse per il nord dell'Italia va bene, ma per qui no. Alle nostre imprese è stato vietato di fare stand e di partecipare. In più Caravaggio viene ospitato nello stand della Caritas del Vaticano. Non so Napoli quale ritorno d'immagine o economico possa avere da un'assenza così lunga di 6 mesi. Un altro momento identitario forte. È importante per noi recuperare il senso di quello che siamo, perché troppe volte ci hanno calpestato perché noi stessi ci lasciavamo calpestare. Caravaggio, i bronzi, riconoscere il bello che c'è in questo territorio è il primo passo per fare molte altre cose importanti insieme. Il problema non è di Napoli che non vuole donare i suoi tesori o farli apprezzare al mondo intero. Il problema è che non si capisce perché i tesori di Napoli per essere apprezzati debbano essere portati fuori da Napoli. Chi vuole vedere Caravaggio può venire a vederlo qui. E bisogna promuovere il turismo a Napoli, non in altri posti. Napoli non ha nessun ruolo nell'Expo, non è stata sostanzialmente coinvolta, quindi che porti le sue bellezze a Milano per una mostra che non ha nulla a che vedere con la nostra città e che non porterà nessun vantaggio a Napoli, per noi non ha senso, e quindi appoggiamo la protesta di chi vuole che non si sposti il Caravaggio.